E ragazzi, oggi siamo in tangenziale, stracasati anche con il maltempo, proprio perché stiamo andando a ritirare la moto nuova. Ragazzi, con questa moto partiranno, oh, motociclista, un fratello biker. Comunque ragazzi, con questa nuova moto inizierà tutto un nuovo percorso di vita per me, perché questa moto la porterò in pista. Non l'ho acquistata da solo, l'ho acquistata insieme a un'altra persona, ma adesso, senza che vi spoilerò nulla, arriviamo in concessionaria da Aria 101, ve la mostro e poi vi spiego un po' il progetto. Ok. Tanta roba sì. Lo sai che questa targa non è omologata, messa così con questa inclinazione? E io lo dico alla polizia. Ma hai visto lo scarico? Vabbè, quello non lo calcoliamo. Che tempo di merda! Serio però, che brutto. Non si vede nemmeno il mare, nemmeno il Vesuvio. Questo stavo dicendo. Criminale! Quello è un criminale. Vedete, fa tanto il bravo ragazzo, no? Ti sputtano da VR. Ti sei sputtanato con questa clip. Ti metterò su YouTube. Metto anche la mia moto a test ride. Avete già visto che è un'Aprilia. Ma che Aprilia? Che Aprilia? Ragazzi, siete pronti a godere? Io sono un po' più scemo io. E ragazzi, l'avete vista? Adesso vi porto a vedere quella vera. Era tutto un bluff. Ed eccola qui realmente ragazzi, io e Davide abbiamo intrapreso questo percorso, abbiamo deciso di prendere questa moto, questa Aprilia RS, perché è nuova, ha un piccolo incidente all'anteriore, e la porteremo in pista. Mi è piaciuta quella di sopra appena spacchettata. Quella sarebbe stata l'ideale, però ragazzi lavoreremo un po' su questa, vi porteremo una serie dove la ripareremo completamente e andremo in pista a divertirci. Senza spoilerare poi come la vogliamo rendere. Vabbè, lì ragazzi verrà fuori secondo me una delle moto più ignoranti mai viste sul web. Stiamo parlando dell'aspetto estetico più che tecnico. Magari sotto nei commenti possono provare a indovinare qualcosa. Ragazzi, provate nei commenti a indovinare come la faremo. Per il momento noi adesso vi lasciamo, ritorniamo in sella, a tra poco. Ragazzi, Andrea si è rubato la mia 09 e io ne approfitto, grazie alla 101 riguido il V100, questa volta anche in doppio, quindi sfrutteremo il suo peso. Questo vuol dire che la moto si impennerà anche di più. Sì! Oggi veramente sono stracasato ragazzi, è un progetto questo qui della pista che era già da un anno e mezzo che ci pensavo, lo volevo realizzare e fortunatamente grazie sia ad Aria 101, grazie all'Opificio delle Abilità, l'ultimo video che avete visto, coloro che offrono il corso da meccanico in pista, sto riuscendo a realizzare questo sogno e quindi sono veramente stragasato. Cambiamo le mappe subito. Sì, alla fine è diventato un mega raduno, siamo un casino di moto. Ecco perché non te la voglio dare, perché la impenni sulle strade di merda. Ma è tutta sfondata. Sì, è tutta sfondata. Dove dobbiamo andare? Guardala va. Ma non ci stiamo infilando un po' troppo, eh? Vai piano. Ciao. Tu non hai visto niente. È come una bicicletta questa, perché è pesante, puoi giocare molto con il peso, capito? Ha molta potenza e è molto pesante. Scemo, scemo! Mi mancava camminare insieme, lo sai? Non ti muovere. Stesso come stai, poggia i piedi a terra. Dopo questo velox mettiamoci di seconda tutti e due e partiamo insieme. Voglio vedere come stanno. Sul diritto, no, impennando. Dico, partiamo insieme di potenza. Voglio vedere più o meno come... dopo questo, mettiti di seconda. Volevi! Oh fra, stanno allo stesso passo! Eh? Stanno allo stesso passo! Stanno allo stesso passo, lo sai perché? Pensa solo una cosa, io sto in doppio e questa moto pesa 240 kg, Andrei!